Buonasera a tutti. Questa sera l'Enrica Zanzottera del CTA non può essere presente, quindi dico due parole brevi di introduzione. Facciamo parte come AMEC del progetto Volontariamente, che è un progetto che vede riunite diverse associazioni del Friuli Venezia Giulia. E presentandoci alla popolazione, a chi vuole ascoltarci, ognuno a modo suo. E AMEC, Associazione Medicina e Complessità, di cui Claudio Verzegnassi, mio marito, è presidente. Io sono solo il Bubez, però parlo. Coordinatore. E si occupa di diffusione del benessere e di conoscenza e quindi volentieri abbiamo aderito a questo progetto presentando queste nuove conferenze. Passo la parola a Claudio. Sì, abbiamo organizzato allora questo ciclo di 9 incontri con tema conduttore benessere psicofisico e prevenzione. E questa sera abbiamo con noi che ci parla medico psichiatra Marco Bertali, che è vicepresidente di AMEC, e ci parlerà della forte via realizzativa di Anima. E ti passo, Marco, con grande piacere, la parola. Grazie, grazie Claudio, grazie Roberta per l'introduzione. Sì, sono contento di questa opportunità che si diciamo, inserisce in questo quadro di volontariamente. Appunto, la mente volontaria che guida diversi di noi che si danno da fare all'interno di associazioni o di promozione sociale come AMEC oppure di volontariato come AMA Linea di Sconfine di cui anche faccio parte. La cornice della proposta di AMEC è non solo volontariamente, ma è meravigliosa complessità, richiamando proprio quello che è, diciamo, la definizione dell'associazione stessa, cioè associazione medicina e complessità. Però è una meravigliosa complessità, nel senso che quando noi ci rivolgiamo al nostro organismo, al nostro essere al mondo, ne riconosciamo appunto l'articolazione, la complessità e gli intrecci, non possiamo fare altro che, come dire, inchinarci a questa meraviglia, a questa miracolosità del nostro essere al mondo. E quindi anche il mio richiamare questa sera, così come tante altre volte, il termine anima rientra in questa logica di complessità e di completezza. Appunto, parlare di anima, non di psiche, non di mente. Parlare di anima è fin da subito dare così un messaggio, così una risonanza, una vibrazione che ci riporta, oltre che alla questione così della salute, alla questione del mandato della nostra vita nel mondo. Anima, sì, è un qualcosa che ha a che fare con diciamo, quell'essenza intima che guida con intenzione, con saggezza, quella che è la nostra vita, ma nello stesso tempo e comprendere che questa intima essenza ci rimanda a un qualcosa che va al di là della nostra presenza individuale, ci manda a confrontarci appunto col mondo del transpersonale, col mondo del sacro, col mondo del divino, per chi voglia, dico sempre per chi voglia, con Dio. Ecco, ognuno di noi poi vive la dimensione della spiritualità, della sacralità, della divinità, della vita a suo modo. E quindi l'anima come ponte tra quella che è una dimensione intracorporea, cioè interiore, e quella che è una dimensione invece esteriore che va al di là della nostra singola presenza. E in questo senso mi fa piacere riprendere un po' la suggestione che sì, in realtà noi in questo momento siamo in contatto in questo gruppo
attraverso la meravigliosa, sempre meravigliosa tecnologia. Però in realtà, se facciamo così un po' più di attenzione, in questo momento siamo in contatto più sottile gli uni con gli altri. Cioè siamo in contatto a livello energetico, a livello coscienziale, sfruttando sì uno strumento tecnologico avanzato, inimmaginabile solo fino a qualche decennio fa, però in realtà se noi siamo presenti intimamente e cogliamo questo nostro essere anima e comprendiamo che questo nostro essere anima significa anche essere continuamente in relazione con quanto ci circonda in modo sottile, quindi a livello energetico, a livello informazionale, a livello coscienziale. Ecco, se portiamo attenzione a questo, ecco, in questo momento noi siamo proprio collegati in maniera sottile, energetica, vibrazionale, gli uni agli altri. Questo piccolo gruppo è un gruppo, di realtà, non è solamente un qualcosa di immediato attraverso la macchina tecnologica. Qualcosa che ci mette vicini, ecco, pur in questo periodo di distanze obbligate. E quindi vi invito solamente per qualche istante, magari chiudendo gli occhi, magari chiudendo gli occhi, a pensare a questo, a pensare a questo, a pensare che ciascuno di noi in questo momento sta entrando in contatto con le altre persone del gruppo in una maniera che ovviamente è difficilmente comprensibile, però è reale nel momento in cui noi ci pensiamo, nel momento in cui così approfondiamo questa presenza e questa consapevolezza. Solo qualche secondo di silenzio mio e di introspezione da parte vostra a occhi chiusi, magari presentandovi intimamente proprio come nome e cognome, semplicemente ripetendo il vostro nome e cognome, sapendo che in questo modo vi state presentando agli altri e manifestando anche, diciamo, la vostra contentezza, la vostra felicità e il vostro ringraziamento per questa opportunità di incontro. Ecco, quindi un ringraziamento e un saluto, è un saluto dal cuore. E adesso veniamo un po' al tema della serata. Ecco, come avete visto, è diciamo, una proposta, un incontro teorico-esperienziale, come da tempo sto facendo anche online, riprendendo quelle che sono le mie proposte in presenza. E perché ci sarà una prima parte introduttiva, poi una parte in cui potremo insieme fare un'esperienza. Ho indicato come esperienza questa meditazione che è appunto a titolo Anima immune in corpo immune, vi ricordate? Mens sana in corpo sano, e invece noi andiamo a fare un qualcosa di ancora più centrale, di più specifico, parlando di anima e di immunità, così importante in questo periodo, però un'immunità, come vedremo, attiva, non un'immunità passiva, cioè stimolata da vaccinazioni e via dicendo. Dall'altra parte, se ci sarà tempo, insieme potremo recitare il mantra Wan, del quale vi darò spiegazione, come qualcuno di voi so che ha già partecipato ai miei precedenti incontri, quindi sa già di cosa si tratti. Allora, il titolo della serata è La forte via realizzativa di anima, in particolare nel tempo, in epoca Covid. Ecco, di anima ho tratteggiato qualcosa, però abbiamo da una parte la forte via realizzativa, appunto di anima, e dall'altra il periodo che stiamo vivendo. È più facile da dirsi che da farsi, però qualsiasi difficoltà della nostra vita ha veramente in sé quel prezioso seme che noi potremmo fare così, germogliare di evoluzione, di emancipazione, di realizzazione. Tutte le difficoltà della vita, che possono essere difficoltà interiori, difficoltà anche fisiche, difficoltà relazionali, ambientali, ecco, possono essere vissute
banalmente, perché molto spesso si sente dire questo, come una minaccia oppure come una sfida, come un'opportunità. Ecco, diciamo che purtroppo quello che è il clima imperante a livello mondiale, a livello planetario, è quello che ci stiamo relazionando con una minaccia, appunto, che poi ha nome e cognome, no? Coronavirus, SARS-CoV-2, la malattia, appunto, Covid-19, e di conseguenza, vivendo tutto questo, sia a livello planetario, sia poi ovviamente a livello individuale, come una minaccia, è chiaro che non andiamo a considerare invece la preziosità di questa anche di questa opportunità, cioè di una situazione epidemica, definita pandemica, anche se su questo potremmo aprire così, riflessioni, ma non è questo il contesto, ecco, di questa situazione epidemica, con qualcosa che può solamente che minacciare, impaurire e di conseguenza sentirsi in una situazione di paura e di passività. Questo è un po' il clima nel quale purtroppo stiamo vivendo da un anno. E invece, appunto, se noi considerassimo anche questa situazione, anche questa evenienza, come una preziosa opportunità, ecco che saremmo ben contenti, ben felici di vivere questo come un'occasione per sperimentarci ancora meglio in questa via realizzativa della nostra anima. E soprattutto far stimolo affinché ancora di più la nostra anima ci dia forza, ci dia fermezza, ci dia quella centratura che effettivamente può permetterci di affrontare, di vivere anche questo. Vorrei fare comunque solo qualche piccola riflessione così integrativa su quello che poi sarà la presentazione più specifica della serata, e cioè che non possiamo assolutamente dimenticarci l'origine di tutto questo, perché se no, appunto, oltre che al il tema della minaccia e della paura, andiamo a dare un significato così di responsabilità al virus per quanto sta succedendo. Al coronavirus. Non è responsabilità, non è colpa del coronavirus. C'è rispetto a tutto questo una responsabilità, una colpa del genere umano. Dobbiamo partire da questo, se no non riusciamo neanche a comprendere che cosa possiamo fare noi anche individualmente o come piccoli gruppi per attraversare in modo, fra virgolette, vittorioso questa situazione. Tutto nasce a Wuhan. Ci sono due ipotesi, ma sia nell'un caso sia nell'altro la responsabilità o colpa è sicuramente del genere umano. E quindi il coronavirus ha fatto semplicemente il suo, quello per il quale è stato creato. I virus sono nel pianeta Terra da periodi ben più lunghi che non noi del genere umano, no? E quindi, se da una parte v'è l'ipotesi, sapete, dello spillover, del salto di specie, il mercato umido di Wuhan, e quindi quanto è successo anche altre volte, quando non si rispettano le vite degli animali, come è successo nella viaria, nella influenza suina, nella SARS-CoV-1, insomma, quando si creano delle situazioni di sofferenza. Di promiscuità tra gli animali, ecco che può accadere il salto di specie, quindi non sarebbe niente di strano. Questa è un'ipotesi, e su questo ovviamente c'è una responsabilità e una colpa umana, come sapete, sono trattati gli animali, i pipistrelli, i pangolini, sono altri animali all'interno dei mercati dell'umido, mercati umidi, no? D'altra parte, l'altra ipotesi, meno accreditata, però ne abbiamo sentito parlare sicuramente, è l'ipotesi del virus ingegnerizzato, cioè un
virus in qualche modo reso in una certa maniera artificialmente e nel laboratorio di microbiologia di Wuhan e da questo fuggito. Vabbè, anche in questo caso c'è una precisa responsabilità, una precisa colpa dell'uomo, insomma, no? Evidentemente. Quindi da questo dobbiamo partire, perché se non partiamo da questo, non che qualcuno di noi individualmente sia responsabile, ma comunque noi facciamo parte del genere umano e quindi che sia l'ipotesi 1, che sia l'ipotesi 2, anche noi abbiamo una quota di responsabilità e di conseguenza siamo qui qui in generale, voglio dire, per affrontare questa situazione in modo anche saggio, comprendendo che o c'è un'attribuzione di significato rispetto a quanto sta accadendo, rispetto a quanto è accaduto, ipotesi 1, ipotesi 2, e di conseguenza entriamo in una logica di trasformazione, di cambiamento di stili di vita, evidentemente. Sia nell'ipotesi 1, salto di specie, sia nell'ipotesi 2, avventurarsi in modalità così esasperate nella modifica di quelle che sono delle leggi naturali iscritte a livello del patrimonio genetico, oppure questo non è che un piccolo assaggio di quelli che potranno essere ulteriori avventure disastrose per quanto riguarda il genere umano. Dico genere umano perché per il pianeta non è che sia un disastro questo, è semplicemente quello che accade diciamo, rispetto a una non considerazione sufficiente di quelle che sono le regole. Diciamo, e le leggi e gli ordinamenti anche sacri, insomma, no? Cioè il rispetto della vita di qualsiasi tipo, vita degli animali, e il rispetto di quelle che sono le leggi stabilite da quello che è un diciamo, naturale sviluppo a livello genetico, a livello di DNA, a livello di RNA. Quindi, una volta che noi abbiamo forse portato un po' più di attenzione su questo, ecco che anche diciamo, la nostra via realizzativa, la via realizzativa di anima, assume un maggior significato, avendo appunto portato chiarimento su questa origine. E poi c'è tutto lo sviluppo che ben conosciamo, queste ultime storie sono di questi giorni, no? Della vaccinazione AstraZeneca, dei possibili effetti collaterali a breve, a medio e a lungo termine, insomma, appunto aver puntato sulla vaccinazione e non su cure effettive, non aver puntato, come diceva anche il collega Burigana l'altra volta, su quella che è una prevenzione attraverso anche vitamine, oligominerali, insomma, ecco, tutto questo spingere verso la vaccinazione ci ha portato a questa situazione. Vado a chiudere questo argomento, dicendo che, così come condivisione proprio, il grosso rischio che stiamo attraversando in questo momento, ma dovremmo esserne consapevoli, è che, con queste vaccinazioni, c'è la possibilità di andare a selezionare delle varianti molto più, diciamo, contagiose, virulente e aggressive. Questa è una realtà che non è ben, diciamo, sottolineata, ben conosciuta. Ma al di là di questi effetti collaterali in fase precoce che stiamo vedendo, al di là di quelli a medio e lungo termine che non possono essere previsti perché la sperimentazione è stata fatta in tempi strettissimi e non rispettosi di quelle che sono le dovute precauzioni, certo, bilancio costo-benefici, d'accordo, però il rischio grosso in questo momento è che si vada a selezionare una variante veramente pericolosa, non certamente diciamo, pericoloso. Come poco pericoloso, indubbiamente, no? Era ed è il coronavirus, nonostante quanto abbiano fin da subito fatto apparire in maniera esagerata. Certamente non è una banale influenza, è qualcosa di più, ma ecco, può diventare veramente il rischio. Speriamo che non accada, speriamo che non accada. Allora, questo è un po' il tema, la cornice che dovevo assolutamente dare, visto che nel titolo c'era anche questo aspetto. Adesso,
Puntiamo invece in maniera molto decisa e incisiva su quelle che possono essere le risorse della nostra anima per affrontare questa cosa in maniera veramente evolutiva, emancipativa, tutelandoci, proteggendoci, fra virgolette immunizzandoci in modo sottile e d'altra parte condividendo questa modalità, oltre che diciamo, in questo gruppo di questa sera, anche con altre persone, insomma, no? Cioè, noi abbiamo anche in questi incontri che facciamo online una specie di mandato, no? Dal mio punto di vista, cioè nel senso che in questo contesto sono io in fase attiva, voi siete in fase recettiva, però siamo qui, ciascuno di noi siamo qui per diffondere, per seminare, ecco, quindi se almeno un qualcosina di quello che io vengo a dire come hanno detto o diranno altri colleghi di AMEC nelle prossime occasioni, può servire, no, per vivere in maniera diversa, in maniera diciamo, più ferma, forte e saggia questo periodo, ecco, oltre che farne voi buon uso, è auspicabile che possano farne buon uso anche le persone a voi vicine. Quindi, anima, com'è che sentiamo questa sua forza? Sentiamo questa sua forza attraverso vari passaggi. Ciascuno di questi passaggi che verrò a così, appena accennarvi ha a che fare con quella che è la realtà anatomofisiologica sottile del nostro organismo e quindi ha a che fare con i nostri centri energetici, con i nostri chakra, io da tantissimi anni che approfondisco no, non solamente questi studi, ma queste esperienze, no? Perché evidentemente se uno si limitasse a leggere e non a fare esperienza potrebbe capire poco e potrebbe anche permettersi di dire poco agli altri. Quindi, come dicevo, io in questi incontri condivido, no? Quelle che sono delle conoscenze, delle competenze, ma soprattutto delle esperienze che vanno al di là, ecco, all'inizio Roberta Zerovini gentilmente mi ha presentato appunto come medico, psichiatra, eccetera, ma tutto questo che io da tempo vado a proporre, a dire, è ben al di là, no? Potete dire anche al di fuori di quella che è una preparazione professionale classica. E quindi chiaramente integrata da studi, da incontri, con orientamenti spirituali di vario genere, di varie connotazioni. Allora, prima cosa per capire la forza, la potenza della nostra anima è il rapporto, così proprio spaziale, del nostro essere al mondo tra terra e cielo. Allora, questa deve essere la prima comprensione. Noi siamo esseri incarnati tra terra e cielo e di conseguenza far subito riferimento a quella che è la nostra dimensione di contatto con la terra e quindi il radicamento, la centratura, l'essere stabili, l'essere fermi, l'essere in equilibrio. E questo ha a che fare col primo centro energetico alla base della colonna vertebrale. Però subito dopo comprendere che siamo delle creature spinte, agitanti verso l'alto, verso il cielo. E quindi c'è un flusso energetico che evidentemente ha a che fare sia con la terra, ma ha a che fare con il cielo. Quindi sono i centri energetici di base e il centro energetico della corona di noi e questo, di questo noi dobbiamo avere consapevolezza perché la nostra anima appunto si esprime proprio attraverso questi aspetti energetico-coscienziali sottili che possono essere da una parte i meridiani oppure dall'altra parte i principali centri energetici che sono diciamo, in corrispondenza della nostra colonna vertebrale. Quindi, nello stesso tempo, noi siamo nutriti dall'energia di Madre Terra e nello stesso tempo nutriti in rapporto dall'energia, potremmo dire, di Padre Cielo. Ecco, poi ognuno può, come dicevo prima,
dare le connotazioni anche linguistiche che preferisce, insomma, no? Ecco, comunque con questa dimensione, diciamo, sacra, divina, questa dimensione spirituale che appunto ci nutre attraverso l'elemento luce. Allora, questo è il primo passo per collocare la nostra anima ovviamente all'interno del nostro corpo. Non stiamo parlando di un'anima disincarnata, di un'anima incarnata. Di un'anima incarnata che evidentemente spinge quella che è la dimensione mentale, emozionale, affettiva, sentimentale, quella anche, e lo vedremo poi nel corso della meditazione, che può guidare percorsi verso la salute e verso il benessere del nostro corpo fisico, del nostro corpo organico. Una volta che abbiamo una consapevolezza più piena rispetto a questo essere al mondo tra terra e cielo, ecco che possiamo riferirci ai tre talenti principali della nostra anima, che sono la sapienza, l'amorevolezza e la potenza. E questi, diciamo, tre tesori, questi tre talenti hanno anche una corrispondenza con dei centri energetici. Però, prima di riferirsi a questi tre centri energetici, che sono anche immaginabili o per chi già ha seguito percorsi di questo tipo ben conosce, ecco, dobbiamo intendere che quando noi abbiamo la percezione di essere appunto esseri incarnati tra terra e cielo, immediatamente siamo nutriti da quella che è una dimensione di potenza e di volontà che va al di là della nostra potenza personale. E tutto questo noi lo andiamo a trovare scolpito, iscritto, in quello che è il centro energetico tra le sopracciglia. Quindi partendo dalla terra e poi situandosi appunto in ricezione di quella che è l'energia della coscienza, diciamo, luminosa del cielo, e che subito riusciamo a intendere che sì, noi attraverso la nostra anima possiamo produrre dei cambiamenti importanti nel nostro intimo, a tutti quanti i livelli della nostra manifestazione esistenziale, ma in realtà siamo guidati e nello stesso tempo nutriti da questa coscienza, da questa energia celeste che proprio si manifesta attraverso la centratura nel centro energetico fra le sopracciglia, esprimendo quindi una volontà che è superiore, che non è la nostra volontà, è una potenza che non è la nostra potenza. In questo momento noi comprendiamo che siamo al servizio, che siamo al servizio, che siamo su questa terra, su questo pianeta, per portare avanti un mandato, una missione, che però va al di là, come dicevo prima, della nostra piccola, umile presenza individuale. È un inchino, no? Non a caso, no? C'è la possibilità di inchinare il capo e nel momento in cui noi inchiniamo il capo, inchiniamo in particolare questo centro energetico e inchiniamo anche il centro energetico che si trova al di sopra del vertice del capo, che non è il centro coronale ma è il centro sovracoronale, e in questo inchino noi andiamo verso terra, però essendo nutriti dall'energia del cielo. Ecco, tutto questo fa riferimento ovviamente anche a delle pratiche, a delle metodiche. Però già il dire questo sicuramente può risvegliare a comprensione e può portare a movimento energetico coscienziale anche chi magari di voi non è avvezzo a riflessioni, a considerazioni di questo tipo. Quindi a questi punti possiamo in maniera più avveduta, in maniera più consapevole, parlare di quei tre talenti. Quindi ricordiamoci, terra, cielo, e quindi il centro della base, il centro coronale e poi il centro tra
le sopracciglia come volontà transpersonale, come volontà superiore, come potenza nutrita dalla dimensione celeste. Questo è solo un preludio rispetto al contatto invece con le tre risorse alle quali vado a fare riferimento da avanti, da adesso in poi. Quindi dicevo, sapienza, amorevolezza e potenza. I tre talenti principali della nostra anima. Sapienza, che appunto si va a porre come corrispettivo nel nostro organismo a livello proprio del centro della fronte, non il centro tra le sopracciglia, ma il centro della fronte, che ci permette quindi di conoscere, di sapere, di intuire, di vedere, di avere visioni, di avere comprensioni altre. È un po' quello che ho tentato di fare prima, pur brevemente, quando ho accennato alla questione del Covid-19, del coronavirus. Ecco, avere una comprensione diversa da quella che magari viene portata avanti dal mainstream, no? Ecco, da quello che è il flusso comunicativo dominante e imperante in questo periodo. Quindi il riuscire ad avere una comprensione, un'intuizione, una visione, anche che ha a che fare con una libera espressione di sé, ecco che è una cosa evidentemente fondamentale, no? In questa nostra realizzazione, nella realizzazione della nostra anima, nella forte realizzazione della nostra anima. E poi l'altro talento è il talento dell'amorevolezza, ovviamente ha a che fare con il centro energetico del cuore. Il centro energetico del cuore che soprattutto quando è attivato, quando viene portato a consapevolezza, è il centro energetico che a livello elettromagnetico risuona di più, vibra di più e emette di più, no? Rispetto per esempio alla dimensione energetica cerebrale. Quindi le onde d'amore sono veramente onde che vengono dal nostro cuore e si diffondono attorno a noi, ma si diffondono anche per quanto possibile a distanza. Quindi questo è il secondo talento che la nostra anima va a utilizzare, può utilizzare anche nelle situazioni più estremamente difficili. E poi vi è la dimensione della potenza, la dimensione della potenza, una potenza questa però personale rispetto alla potenza, diciamo, traspersonale, la potenza, che ci porta a inchinarci, alla dimensione sacra e spirituale della vita. Ed è la potenza collegata, appunto, adesso voi non mi vedete, comunque collegata al chakra solare che si trova tra la zona ombelicale e la zona dello sterno. Adesso non sono andato qui a diciamo, parlare degli elementi, dei sette elementi collegati ai vari centri energetici, non c'è tempo, non è questa l'occasione però possono essere dei rimandi sicuramente molto interessanti, molto stimolanti anche per la comprensione. Quindi potenza individuale, ma solamente a questi punti noi possiamo esercitare la nostra potenza individuale, dopo aver fatto tutti questi passaggi attraverso i quali vi sto guidando. Quindi, che sapienza, amore e potenza. Noi chiediamo alla nostra anima questi aiuti, l'aiuto di questi talenti, dopo però avendola riconosciuta, no? Dopo aver riconosciuto quello che, diciamo, quella che è la sua presenza intima nel nostro corpo, quindi non l'anima che è, come viene passato il termine, no? Prodotta secondo gli orientamenti medici, così meccanicistici, riduzionistici, dal nostro cervello, e quindi è un pensiero la nostra anima. No, no, la nostra anima è profondamente compenetrata, intrisa in tutto il nostro corpo, in tutti i nostri apparati, in tutti i nostri organi, e trova la sua quintessenza appunto in questa anatomofisiologia sottile, che in questo caso è rappresentato dai centri energetici di cui stiamo parlando.
Quindi è proprio l'indicazione che vi sto dando o che sto ripetendo per qualcuno di voi che già conosce il tema. Sono molto puntuali per cosa andare a cercare, no? Nella nostra anima e dove andare a cercare questi aspetti, questi valori, questi talenti, queste risorse proprio nelle varie parti del nostro organismo, nella sua complessità, no? Quindi considerando il livello fisico, sì, ma anche il livello emozionale, il livello energetico, il livello sentimentale, il livello psichico e il livello così, spirituale. Ecco, quando noi abbiamo compreso, diciamo, tutto questo, possiamo anche lasciarci andare a una dimensione di piacere, a una dimensione di soddisfazione, una dimensione di godimento, una dimensione di gratificazione. Ecco, a questi punti, ecco che prendiamo contatto con il centro che si trova nella zona pubblica, che banalmente viene detto abbia a che fare con la dimensione del desiderio sessuale, ma in realtà con il desiderio di vita e con la soddisfazione che noi proviamo nella vita del piacere, del godimento, quando effettivamente sentiamo di risuonare in maniera così puntuale, in maniera così profonda, in maniera così perfetta con questa dimensione così sottile, coscienziale, energetica della nostra anima attraverso il contatto con i vari centri. Ecco, quindi io non sono partito questa sera, nella presentazione di questa sera, dal centro di base per arrivare al centro della corona, ma sto seguendo quest'altra via che secondo me, almeno per la serata odierna, ci aiuta meglio. Ma nel momento in cui noi troviamo questa soddisfazione, questo piacere, questo godimento per questa comprensione, ecco che quasi automaticamente proviamo che questa emozione, questo vissuto è diciamo un po' troppo, come dire, grossolano, grezzo e materico, no? Per rappresentare in pieno queste graduali comprensioni. E di conseguenza ecco che ci viene in aiuto, perché il centro che è in collegamento appunto con la zona pubblica è in rapporto energetico con il centro della gola, che invece ci porta a una dimensione di gratificazione e di soddisfazione più leggera, più lieve, ed è la dimensione della gioia. È la dimensione della gioia. Quindi il fatto di riferirsi, per riprendere un po', per tirare le fila della storia alla nostra anima, significa riuscire a vivere in maniera più completa e più piena questo possibile accompagnamento nell'attraversamento delle situazioni più difficili, qui anche della situazione attuale. Ovviamente tutto questo ha a che fare non con un andar via da quanto è attorno a noi e in questo caso da questa situazione epidemica, no? Da coronavirus, ma è per riuscire a viverla in maniera evolutiva, in maniera trasformativa, oltre che, diciamo, per noi stessi, anche per gli altri. Quando si parla di questi aspetti più sottili del nostro essere al mondo, e quando si parla poi, come insieme faremo, sperimenteremo questa pratica così specifica di tipo meditativo, non fuggiamo, noi stiamo andando a ricaricarci, noi stiamo andando a potenziarci, noi stiamo andando a trovare quella forza che è la forza sottile della nostra anima, che appunto, come dicevo prima, si testimonia e si rappresenta attraverso questi centri energetici. E quindi è un lavoro che facciamo, però è un lavoro, no, che alla fine è gioioso. Quando noi intendiamo questo, quando noi comprendiamo questo, cioè che questi talenti, questi tesori depositati nel nostro intimo, nella nostra anima, servono per affrontare in modo determinato, incisivo e forte le vicende anche più difficili della vita, ecco che possiamo incarnarci, questo è un tema a me molto caro, nella metafora del guerriero di Psiche.
ogni tanto la tiro fuori, però è sicuramente, diciamo, integrativa con il discorso che sto facendo, nel senso che quando noi andiamo al di là di quello che è il tema culturale dominante, perché insomma anche attraverso l'associazione Medicina e Complessità, ma anche attraverso l'associazione Amani di Sconfine, noi tentiamo di rappresentare al mondo questa comprensione diversa della medicina, cioè la complessità e lo sconfinamento dall'altra parte che ha a che fare con anche, non il contrapporsi in maniera dura, ma comunque prendere una posizione rispetto a quello che è l'orientamento culturale prevalente a livello sociale, a livello medico, ma poi se ti verti versi anche a livello psicologico, perché molto spesso gli psicologi sono un po' succubi, no? Nei confronti della classe medica, che sembra avere comunque conoscenze e competenze maggiori, no? E quindi bisogna anche tenere posizione, non contrapporsi in maniera, diciamo, dura, però sicuramente incisiva e determinata. E tutto questo ha a che fare proprio con un atteggiamento, tra virgolette, guerriero, appunto è il guerriero di psiche, è il guerriero di anima, è appunto la nostra anima che si crea attorno uno spazio di sicurezza per non essere intrusa, no? Per non essere invasa, per non essere aggredita da quelle che sono, diciamo, le dimensioni culturali prevalenti di tipo riduttivo, di tipo meccanicistico, dove non si parla di complessità, ma si parla appunto di specialistica molto fine che fa perdere completamente, no, di vista quella che invece è la complessità, no, del nostro essere al mondo, che ci confina, no, in un apparato, in un organo, in maniera riduttiva. E in maniera, tra virgolette, per me patologizzante, perché la vera malattia di queste proposte mediche, culturali e riduttive è proprio quella di non considerare la complessità e di non considerare la necessità assolutamente di andare fuori da questi confini di tipo materiale, no? Ma di considerare tutta la dimensione del nostro essere al mondo, che appunto non è solamente la materia, ma è anche la dimensione energetica ed è la materia informazionale sulla quale poi diciamo, il dottor Vezzagnasi sicuramente vi intratterrà in un suo prossimo incontro, ovviamente essendo lui fisico può esprimere in maniera ben più puntuale magari le cose strane che sto dicendo io rispetto alla dimensione informazionale della vita, no? Quindi guerrieri di psiche che si basano però su quella, oltre che sull'anima, sul seme principale, sul centro principale della nostra anima, che comunque è il nostro cuore, comunque è il nostro cuore. Tutti gli altri centri a un certo punto, quando entriamo veramente in una dimensione di cura di noi stessi e di cura del mondo, diventano così degli aiutanti importanti del nostro centro principale, che è il centro energetico coscienziale del nostro cuore. Non vi può essere cura, non vi può essere di noi stessi o cura degli altri se noi non siamo centrati e puntati in questo. Sì, tutti gli altri livelli, tutti gli altri aspetti sono importanti, però quando noi stiamo facendo un qualcosa di veramente terapeutico, curativo, considerando la complessità del nostro essere al mondo, siamo centrati nel nostro cuore e stiamo pulsando con lo stesso battito del cuore sacro di Dio. Io lo dico, ma perché per me è così, poi ognuno di voi queste mie parole le vive a suo modo, le fa se vuole, sue proprie, le riorienta, insomma, no? Però per me non è più possibile, no? Non parlare della dimensione sacra di via e non parlare di Dio, al di là di quella che è una connotazione specifica di religione, eccetera. No, Dio, è il Dio di tutte le religioni. E vabbè, quindi sapete che rispetto alla metafora di quelli di psiche, a suo tempo, diciamo,
insieme al collega infermiere Mauro Ravigna, insieme a Susanna Beira, mia moglie, diciamo, inventato, creato una danza allegoria di Psiche. Questo è successo ancora nel 99, quindi 22 anni fa, e poi da lì è venuto fuori il sacro rituale dei guerrieri di Psiche. Ecco, voi immaginate, perché mi piace condividere questa cosa, che ogni mattina, a parte altre pratiche meditative, io svolgo questo sacro rituale di Psiche, ormai da tanti anni. Sì, è stato pubblicato per la prima volta, perché c'è un DVD con un libretto nel 2009, ma ben prima era nato, quindi sono anche di tanti anni che sto lavorando su me stesso, ma per gli altri, per il mondo, anche attraverso questa pratica. Quindi quando si parla della forte via realizzativa di anima, ecco, è la forte via realizzativa che ha a che fare anche con un atteggiamento, con questa metafora guerriera, no? Un guerriero di psiche. Quindi oggi vi chiamo, attraverso anche questo i momenti esperienziali che andremo a fare insieme, a trovare, se lo ritenete, se lo volete, trovare dentro di voi questa forza vitale e anche forza vitale animica, e a considerarvi almeno un po', guerrieri di psiche, sperando, auspicando, che fra un po' ci possa essere anche l'opportunità di condividere insieme proposte di questo tipo, sia la danza, sia il sacro rituale. Succedeva nel mese di maggio, almeno a Gorizia, ma anche quest'anno, l'anno scorso non è successo, non so se succederà quest'anno. Va bene, adesso io bevo solamente un goccetto d'acqua e poi passerei alla meditazione, vedo l'ora, quindi insomma, più o meno ci siamo. Sì, c'è un orario, mi sembra, dalle 18 alle 19, sicuramente sforiamo un po', e poi alla fine, se avrete piacere, alla fine della meditazione e della recitazione del sacro mantra One, ci sarà spazio anche per, diciamo, una condivisione da parte vostra, delle domande, dei dubbi, qualcosa. Allora, la meditazione non ve la spiego, ma semplicemente ve la conduco e farà riferimento in parte a quanto vi ho spiegato, elencato appunto, rispetto ai vari centri energetici. Mentre del sacro mantra One vi anticipo soltanto che è un mantra che è sorto ancora nel marzo-aprile dello scorso anno, appunto durante una meditazione ritualizzata serale, in cui, in una situazione in cui c'era un momento, come dicevo, di espansione energetico-coscienziale, appunto dal cuore, e un momento di diffusione, è venuta proprio questo mantra, e lì per lì sono rimasto un po' perplesso, perché ma questa è la città da cui tutto è provenuto. E allora la risposta per certi versi è stata sì, perché da lì è venuto, in qualche modo lì, almeno come discorso di comprensione da parte dell'uomo, lì dovrebbe tornare, nel senso che quegli errori, quegli sbagli, quei fra virgolette peccati ai quali facevo riferimento prima, sia ipotesi salto di specie, sia ipotesi diciamo intervento ingegneristico a livello del genoma, da lì bisogna tornare, cioè, o c'è comprensione di questo, e quindi questo mantra significa o si cambiano queste modalità, diciamo, sia nell'ipotesi 1 sia nell'ipotesi 2, oppure qualcosa di, come dicevo prima, di ben più grave potrà accadere al genere umano e non al pianeta, come dicevo prima. E quindi il mantra One ha a che fare con questo, si riferisce anche a dei centri energetici, ciascuna delle de, 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 diciamo, de, 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 de
subunità, no, della parola VAN, ma non vado a spiegarla perché non è questo il contesto, ma diciamo, avremo modo semplicemente di condividerlo, ovviamente a microfoni spenti, ciascuno lo farà per se stesso e seguendo un po' la mia impostazione. Lo ripeteremo 3 volte, e le prime 3 volte, aspetta, mettendosi con le mani, no, come vedete, qui sul cuore, mano sinistra sotto, mano destra sopra, e quindi rivolto a noi come, diciamo, cambiamento, come trasformazione e come aiuto anche nello sviluppo di quella che è una dimensione immunitaria proattiva e non passiva, come ci hanno abituato in tutti questi mesi, hanno tentato di abituarci, di educarci in questi mesi. E poi invece il secondo momento con le mani così, ecco, con le mani così, come dono, come diffusione agli altri e al mondo. È una cosa un po' strana, cioè non è che sia un obbligo a farlo, che chi lo sente, che si sente lo fa, e che se no uno ascolta soltanto, oppure uno fugge da queste proposte. Questo vedete voi. Ecco, quindi solo un attimo che bevo ancora un goccio d'acqua e poi vi conduco nella meditazione. E la meditazione, appunto, come dicevo prima, è anima immune in corpo immune. E nessuno me l'ha insegnata, cioè come tutte queste cose che vado a insegnare, cioè nessuna persona fisica, ecco, me l'ha insegnata, però sono cose che pian piano vengono, arrivano come il mantra. Nessuno me l'ha insegnato, è arrivato e quindi io l'ho condiviso via via. Il mantra One potete trovarlo come spiegazione dettagliata con video, con anche degli audio, registrazione audio, sul sito fioriredianima.com, così come integrazione, no? Va bene, vi dico solo quella che è la posizione consigliata per fare questa pratica meditativa e per poi fare il mantra Guang. Posizione, diciamo, seduta con la schiena discosta dallo schienale, con il palmo delle mani appoggiato in corrispondenza delle ginocchia. Vi invito a questo, però nel momento in cui stavo assumendo questa posizione mi sono accorto di fare, visto che durerà meditazione più mantra 3-4 ore, quindi insomma poi faremo difficoltà, cioè durerà un po', e siccome siamo seduti anche da un po', vi consiglio di fare solamente 1 minuto di movimento, di stiracchiamento, ecco, vi alzate e dopo ci ritroviamo, ma tra un minuto in questa posizione seduta, va bene? Un minuto. Eccoci qua. Allora, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati e quindi prendiamo la posizione come vi dicevo. Seduti su seggiolo, se siete su poltrona, insomma, vi potete anche accomodare come volete, no? Se siete distesi a letto, c'era qualcuno prima che diceva sono a letto. Vabbè, però l'indicazione così è questa, quindi posizione su una seggiola con la schiena discosta dallo schienale, i piedi sono più o meno alla distanza che c'è tra le spalle, le mani con il palmo delle mani appunto appoggiato in corrispondenza delle ginocchia, un po' più su delle ginocchia. Ecco, quindi prendiamo la posizione e poi lentamente chiudiamo gli occhi. Ecco, per il semplice fatto di aver chiuso gli occhi, così fisiologicamente comincia a rallentare il nostro bioritmo e il nostro ritmo cerebrale.
portiamo la nostra consapevolezza alla posizione, proprio ne abbiamo percezione, per dire, dall'esterno, ma soprattutto dall'interno. Sentiamo di essere appunto in questa posizione, di aver assunto questa posizione, e abbiamo contatto col nostro corpo, che non è solamente il nostro corpo fisico, ma il nostro corpo energetico, emotivo, mentale, psichico, spirituale, ecco in questa posizione. Portiamo poi attenzione alle narici e sentiamo il passaggio delicato e morbido del respiro attraverso le narici. E sentiamo che inspirando l'aria è un po' più fresca, espirando è un po' più calma. Senza forzare il respiro, così stando semplicemente ad osservarlo e a viverlo. Così come viviamo la posizione del nostro corpo, così, seduti, con la schiena eretta ma non rigida. Poi portiamo attenzione al nostro respiro in corrispondenza dell'addome e del torace. Sentiamo proprio l'onda delicata, morbida del respiro in questa zona del nostro corpo, sentendola particolarmente delicata e tenera proprio a livello del torace. Sentendo il sorriso del nostro respiro in questa zona. Poi riportiamo attenzione alla posizione del nostro corpo e sentiamo il contatto del nostro corpo attraverso la pianta dei piedi, ma anche attraverso la zona lì dove siamo seduti, con l'energia, con la dimensione energetica della Terra. E facciamo questo proprio attraverso la consapevolezza che ci viene dall'essenza profonda della nostra anima. Quindi in contatto con l'energia della terra ben radicate. E poi, nello stesso tempo, portiamo attenzione invece al vertice, all'apice del capo e sentiamo di essere in contatto con l'energia del cielo, che è in realtà l'energia della luce. Quindi sentiamo proprio di essere nutriti, anche se siamo in uno spazio all'interno, uno spazio chiuso, da questa energia. Quindi proprio tra terra e cielo. E sentiamo attraverso questo contatto appunto di essere nutriti dall'energia della terra, dall'energia del cielo, e di essere così in equilibrio, in armonia con questa dimensione al di fuori di noi, nella quale siamo immersi e della quale spesso non ci accorgiamo. E sentiamo come questa dimensione sia proprio in collegamento con gli ordinamenti sottili, gli ordinamenti sacri del mondo, del cosmo, di tutto l'universo. Noi, piccoli esseri, però immersi in questa dimensione
cosmica universale. E di conseguenza non possiamo far altro che comprendere questa nostra piccolezza da una parte, e però questa nostra grandiosità, perché attraverso la nostra anima siamo in contatto con tutto questo. In qualche modo comprendiamo che il senso della nostra vita comincia a essere inteso e a diventare pieno quando a tutto questo nel quale siamo immersi, noi, come dire, ci inchiniamo e comprendiamo che il nostro senso va al di là del nostro piccolo volere, delle nostre piccole volontà, e che quindi noi comunque, lì nel centro tra le sopracciglia, è depositato proprio questo senso che va al di là del nostro essere personale, questa dimensione di volontà superiore che ci porta a comprendere meglio il nostro mandato, la nostra missione nel mondo. Quindi portiamo attenzione proprio a questo centro in mezzo alle sopracciglia. Dopo questi primi passaggi possiamo prendere ora contatto con la dimensione forte della nostra anima, contattando appunto i tre talenti principali della nostra anima: la sapienza, l'amorevolezza e la potenza. E allora portiamo attenzione al centro che si trova in mezzo alla fronte, al centro energetico che si trova in mezzo alla fronte, e qui percepiamo di essere condotti, risvegliati a sapienza, a intuizione, a visione interiore. E sentiamo di essere proprio risvegliati portando l'attenzione a questo centro. E poi lasciamo andare e portiamo attenzione al nostro cuore, al centro energetico e coscienziale del nostro cuore. Qui, sentendo il risvolto della gentilezza, dell'amorevolezza, della delicatezza, della tenerezza, il secondo talento della nostra anima. E poi portiamo attenzione al centro, nella zona solare, appunto fra la zona ombelicale e la zona sternale. E qui prendiamo contatto con la nostra potenza personale, con la nostra potenza individuale, messa al servizio, però, della potenza e della volontà transpersonale che appunto abbiamo percepito nella sua dimensione, proprio nel centro, tra le sopracciglia. Ecco, quindi in questo momento abbiamo questa percezione della forza realizzativa della nostra anima, attraverso questi tre talenti, ma attraverso anche le comprensioni dei passi precedenti. E quindi sentiamo veramente un senso di gratificazione, di piacere, di godimento. Sentiamo proprio che tutto questo viene a concentrarsi, a condensarsi lì nella zona pubblica. Adesso comprendiamo meglio il mondo del desiderio, delle pulsioni, sapendo che la gratificazione, il piacere,
è proprio al servizio di questa completezza. E poi lasciamo questa dimensione di piacere, di godimento e portiamo attenzione invece al centro della gola. Il centro della gola che rende più lieve, più sottile quella percezione emotiva del piacere. La gola ci permette di comprendere la dimensione della gioia, la gioia per aver contattato in questo modo la nostra anima con i suoi talenti preziosi. Naturalmente, così si viene da esprimere questa emozione con un lieve sorriso sulle nostre labbra. Attraverso questo lieve sorriso esprimiamo la gioia dell'incontro intimo, profondo con la nostra anima e con i suoi talenti. Ancora qualche istante e poi lentamente riportiamo attenzione al centro del nostro cuore e sentiamo in maniera ancora più profonda questa risonanza di gentilezza, di tenerezza e di amorevolezza e sentiamo questa dimensione energetica si viene a diffondere naturalmente a tutto il nostro corpo, una pulsazione energetica amorevole, gentile, delicata, che dal cuore viene a essere diffusa in tutto il nostro corpo, in tutto il nostro organismo, a tutti i livelli del nostro organismo, in ogni apparato, in ogni organo, in ogni cellula, portando lì energia amorevole, gentile, delicata, energia di cura. Il cuore diffonde amorevolezza e cura a tutto il corpo, in ogni cellula, la stessa risonanza, la stessa vibrazione. Ma in particolare percepiamo come questa onda d'amore, questa onda curativa, giunga a livello del nostro cervello, partendo proprio dalla parte più alta del nostro cervello. E da lì venga a discendere in maniera dolce, delicata, dalle zone più alte del nostro cervello a quelle più basse, lì dove ci sono emozioni cupe, di disagio, di sofferenza, di paura, di rabbia, ma di paura soprattutto. Ecco, in questo momento il nostro cuore, attraverso questo contatto con il nostro cervello, sta portando a trasformazione, a risoluzione tutto quanto è di doloroso e di sofferente lì nel nostro cervello. In particolare con quanto è collegato con la dimensione della paura. E al nostro cervello, attraverso le varie
ghiandole, in particolare l'ipofisi, che è guidata dall'ipotalamo. Ecco, partono delle comunicazioni a tutto il nostro distretto corporeo, portando a trasformazione anche la dimensione ormonale, in particolare per quanto concerne le ghiandole surrenali, lì dove si alimenta lo stress, attraverso la produzione di cortisolo e di conseguenza abbassando le difese immunitarie. Ecco che c'è un riequilibrio, un'armonizzazione anche di questo circuito. Così come sempre, partendo dal cervello nutrito dall'energia amorevole del cuore, ci viene a essere una diffusione a livello del sistema nervoso periferico, portando quindi armonizzazione, riequilibrio in tutti gli apparati, in tutti gli organi collegati al sistema nervoso periferico. E poi, l'aspetto ancora più importante in questo momento, come si vengano ad armonizzare tutti quanti i collegamenti tra il cervello e il sistema immunitario, e quindi con il timo, e quindi con le ghiandole del Peyer a livello intestinale, e poi con tutti i linfonodi del nostro corpo, e quindi con tutte le cellule del nostro sistema immunitario, i linfociti, i linfociti T, i linfociti B, i monociti, i globuli bianchi. Ecco, in questo momento c'è questo diffondersi del nostro cuore amorevole attraverso questi apparati, attraverso questi organi, giungendo lì dove c'è necessità di intervento in questo momento reso difficile dall'epidemia di coronavirus. Sentiamo, percepiamo che in questo modo stiamo agendo in modo attivo, appunto, per riuscire a passare, attraversare al meglio questo periodo, questa fase, sapendo che in questo momento stiamo utilizzando i talenti, le virtù della nostra anima, attraverso il cuore, attraverso tutti i nostri apparati e organi, e stiamo appunto vivendo in maniera forte la via realizzativa di anima. Portiamo nel ricordo e nella memoria, nella profondità del ricordo, nella profondità della memoria, quanto abbiamo vissuto, quanto stiamo vivendo, sapendo poi che per chi voglia ci sarà l'opportunità di riproporselo in maniera autonoma, in maniera indipendente, in maniera responsabile. E ci apprestiamo adesso, come vi avevo anticipato, alla recitazione del mantra Wuhan. Come vi avevo detto, lo ripeteremo 3 volte, con le mani in corrispondenza del cuore, la mano sinistra sotto, la mano destra sopra, e poi 3 volte con le mani aperte verso il mondo, come diffusione. Sempre mantenendo gli occhi chiusi, lentamente portiamo il palmo delle mani, che era in corrispondenza delle ginocchia, verso il centro del torace, in corrispondenza del cuore,
La mano sinistra sotto, la mano destra sopra, proprio a costruire una specie di nido, una specie di rifugio. E ci apprestiamo appunto alla recitazione del mantra Guam, sapendo anche della sua importanza per potenziare il sistema immunitario. Quindi io lo ripeterò e voi, sempre a microfono spento, lo ripeterete se vorrete nella vostra stanza. Io lo ripeto puntando ad ai centri energetici, adesso non vado a spiegarvi, se no poi diventa un po' troppo invaginoso. Adesso lasciamo il contatto con il cuore e portiamo, come vi ho fatto vedere prima, il palmo delle mani in avanti, in segno appunto di dono, di diffusione, di benedizione, appunto per far sì che questa risonanza, questa vibrazione energetico-coscienziale giunga lì nel mondo dove c'è bisogno, proprio per aiutare a superare in maniera evolutiva questa situazione Covid correlata. In questa posizione sentiamo proprio di nuovo il nostro contatto con la dimensione energetica della Terra e sentiamo il contatto con appunto l'energia celeste, l'energia della luce. Siamo nutriti, sentiamo, percepiamo veramente di essere nutriti da queste due energie che vengono a confluire in corrispondenza del cuore e dal cuore vengono a diffondersi attraverso le spalle e le braccia, il palmo delle mani. In questo momento sentiamo veramente il nostro palmo delle mani che si sta arricchendo, continua a essere nutrito da questa energia di terra e di cielo. Quindi quando noi insieme andremo a recitare il mantra Wan, ecco che nello stesso tempo questa dimensione energetica coscienziale si diffonderà anche attraverso il palmo delle mani, non soltanto attraverso la vibrazione della nostra voce. Ecco, restiamo qualche istante in questa posizione, sentiamo proprio come continuiamo a diffondere attraverso il palmo delle mani, nutrito appunto dall'energia amorevole del cuore, nutrito a sua volta dall'energia della terra e del cielo, questa coscienza e questa energia benedicente e curativa, portando lì dove c'è bisogno questo nostro piccolo contributo individuale e come gruppo. Ancora qualche istante, poi lentamente riportiamo attenzione alla nostra posizione qui e ora,
Portiamo attenzione al nostro respiro, a livello dell'addome, a livello del torace. Sentiamo di nuovo il sorriso a livello del torace e nello stesso tempo il sorriso sulle nostre labbra. Portiamo attenzione al respiro che passa attraverso le narici, quindi facendo un bel respiro lungo, profondo. Portiamo attenzione alle palpebre, lentamente apriamo gli occhi, così riprendendo contatto con il mondo, con gli altri, e quando abbiamo fatto questo portiamo lentamente il palmo delle mani verso la terra, così in questo modo andiamo a nutrire la terra che è attorno a noi. Bene, facciamo adesso dei piccoli movimenti di ripresa, così del corpo, quindi muovere le dita delle mani, i polsi e poi le caviglie, le ginocchia, le gambe, stiracchiarsi, muovere anche il collo, così, insomma, riprendere presenza nel nostro corpo fisico. Bene, abbiamo sforato un po', però insomma io sono disponibile per eventuali condivisioni, eventuali richieste, dubbi, perplessità. Ecco, quindi. Posso parlare? Buonasera. Sì. Sono Sara Donda, non so quanto mi aspetta. Io prima ero quasi riuscita ad addormentarmi, ma già mezz'ora fa, poi ho sentito anche un calore nei piedi, come se mi bollivano i piedi. Ed ho anche da 3 giorni, diciamo, un rossore in faccia che mi viene da dentro. E poi non ho sentito più niente, mi sembrava di essere davanti allo schermo. Va bene. Non so se, ecco, volevo solo dire Sì, questo. bene. Grazie. Sì, può essere Chiudo. può essere un semplice momento di condivisione. Mi conviene che tu chieda, grazie, un momento di condivisione come questo, in base a come uno ha vissuto l'esperienza, oppure altro. Sono qui. Ti leggo, Marco, ti leggo delle cose in chat. Grazie, grazie. Emanuela Brunoro dice: grazie mille per l'opportunità e per questa visione della medicina e della cura che condivido pienamente. Purtroppo devo lasciare per impegni, va bene. D'accordo. Sconosciuto dice: grazie, buona continuazione, Shanti Om. Maria Cristina Costanzi dice: grazie, è stato interessante, bello sentire l'energia che si muoveva nel corpo, devo lasciare. Serena Colautti, grazie per queste meravigliose condivisioni, sempre un piacere ascoltare e imparare dal dottor Bertali. Maria Cristina Fagionato dice: grazie Marco, sono contenta di aver partecipato. Bene, a parte questi elogi esagerati, ma se c'è qualcuno che ha piacere così di condividere, stiamo ancora qualche istante, se no ci salutiamo. Posso? Certo. Sì. Allora, io volevo così condividere una mia esperienza rispetto a questi aspetti dell'anima, della potenza, della saggezza e dell'amore, volevo condividere la mia esperienza con la scuola steineriana che ha frequentato mio figlio, dove appunto c'è questo aspetto anche dell'anima, del pensare, del sentire e del volere, che nel bambino, diciamo, è rovesciato al contrario, quindi il bambino è proprio nella volontà, quindi nell'amore proprio per l'azione e poi svilupperà appunto maggiormente il sentire il volere e il pensare. E quindi quello
che mi veniva in mente è proprio questo, quest'amore per l'azione, diciamo, fino a se stessa, che è quello che magari spesso è più difficile, perché facciamo spesso le azioni quasi per dovere. Quindi farle per amore dell'azione stessa, proprio insomma in base a questa potenza, mi sembrava un pensiero così, un'esperienza ecco da fare. Io quando riesco a farlo, insomma, sento che questo, che fare appunto proprio le cose per l'azione, ecco, mi aiuta così a togliermi di dosso questo senso di noia, di responsabilità, di pesantezza. Ecco, questo volevo condividere. Sì, beh, questa è la via sicuramente da perseguire, cioè agire amorevolmente al di là di quelli che possono essere i risultati ottenibili. Non sempre ce la facciamo, non sempre ce la facciamo, è difficile, certo. Se c'era qualche altro. Non chiedi chiaro anche io. Va bene, se non c'è altro, io. Non mi pare che ci Va sia. bene, benissimo. Allora, io saluterei e rimanderei ai prossimi incontri che organizzeremo in stretta collaborazione, no, tra AMEC e Ammalina di Sconfine. Ce ne saranno a breve, io anticipo soltanto che giovedì prossimo ci sarà l'incontro di SOS Cervello. Venerdì invece stiamo organizzando proprio con Roberta Zorovini un incontro sulla Pasqua VEG, e poi lunedì dopo ci sarà l'incontro di Musica e Silenzio dell'Anima. Ecco. Io approfitto per dire, se chi vuole avere informazioni sulle attività di AMEC che non è iscritto alla mailing list, o mi può mettere in chat o mi manda una mail su info@amec.eu e lo metto nella mailing list, così riceve le informazioni. Bene, stessa cosa vale per Ammalina di Sconfine. Cioè, veramente stiamo collaborando in maniera molto intensa e produttiva, credo. Eh Ed sì. è anche importante perché sono due associazioni diverse, nel senso che AMEC è di promozione sociale e Ammalina di Sconfine invece è di volontariato. Quindi direi che anche su questo c'è una sinergia molto, molto valida, importante e virtuosa, insomma. Bene, allora. Volevo anche dire che la prossima settimana abbiamo anche martedì Sì, un certo. incontro, martedì 23. Ah, ci sei tu, Ci sono giusto? io, sì. Oh, bene. Allora io vi invito a una presenza convinta e importante perché Roberta ha sicuramente qualcosa da dire di valido e integrativo, penso, no? Rispetto alla serata odierna, perché anche tu farei qualcosa di esperienziale, ritengo, Sì, no? anch'io faccio una meditazione e parlerò del flusso della vita. Ecco, bene, bene, bene. Bene, ok. Bene. Allora, un caro saluto a tutti e alle prossime. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, grazie. Buonasera, ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao. Grazie, grazie. Restiamo un attimo, Roberta, restiamo un attimo. Sì, restiamo un Grazie. attimo. Ok. Mi devi mandare, non sono sicura di avere l'indirizzo di Fulvio per coordinarci, sai? Marco.
L'indirizzo. Email, perché se ho un, sì, non so se ho il suo numero di telefono, perché volevo fare un gruppo WhatsApp per Ah, l'incontro. allora te lo mando, sì, te lo mando e. Mandami il link, sì. E Sì. cioè, mandami il suo contatto. Sì. Bene, sì, È direi. andato bene, c'erano una trentina di persone, mi Sì, pare no, di ma aver forse. visto almeno 29 a un certo Non punto. so, non so quale sia. Beh, l'altra volta con Fabio, beh, insomma, c'era un gruppo più nutrito. Non so adesso quale sia la partecipazione standard di questo incontro. Ma le prime due volte erano pochetti per Donatella e per Fulvio, erano boh, meno di 10. Vabbè, però insomma io direi che fa presa anche via via nel tempo, cioè Sì, certo, l'iniziativa nel suo complesso appunto che nel sta interessando. cercare di richiamare attenzione, sì. Anche gli altri eventi di volontariamente sono interessanti. Sì? No, e poi sono contento perché questa serata più di altre ha visto, perché io conosco insomma, no, la presenza di persone sia di un'associazione che dell'altra. Vedo veramente una bella sinergia, Bene, quindi sì, bene, molto, bene. molto bene. Bon, allora noi ci aggiorniamo domani per la questione dell'organizzazione della conferenza.